Benvenuti a questa nuova edizione di TR24 Sport. In apertura dedichiamoci subito al calcio perché il Bologna, messa in cassaforte una grande salvezza, chiuderà la propria stagione con la sfida del Dallara al Napoli. Un match che i rossoblù non vogliono fallire perché potrebbe consegnare il decimo posto finale in classifica, come ha sottolineato anche Senisa Mihajlovic nel prepartita. Sentiamo. È vero che magari ci siamo salvati, ma come ho detto anche i ragazzi, anche dopo la partita contro la Lazio, noi quasi tutti, vedo anche sui giornali, ma l'ho detto anche io, diciamo quasi tutti questa salvezza lo considerano quasi un mezzo miracolo, ma se noi dovessimo vincere domani avremmo fatto 30 punti in 17 partite, avremmo fatto record dei punti, avrà saputo che 44, poi magari possiamo arrivare anche a 10, perché se Sassuolo perde con Atalanta e Spal perde con Milan, Cagliari può anche vincere, ma c'è meglio differenza reti, possiamo arrivare a 10 e superare praticamente 8 posizioni. Allora a quel punto sarebbe quasi un capolavoro, ecco, è una cavalcata che rimanerebbe nella storia non soltanto del Bologna, ma penso tutto calcio italiano, perché non mi ricordo l'ultima volta se una squadra a fine gennaio con un piede e tre quarti in Serie B in 4 mesi riesce a fare quello che abbiamo fatto noi arrivando a 10. L'importanza di fare fronte comune per raggiungere gli obiettivi sul campo, così come nella vita, di questo si è parlato nel corso dell'evento denominato il mindset sportivo a supporto delle aziende. Vediamo. La centralità del gioco di squadra è un concetto che ha ormai travalicato i confini della terminologia sportiva per essere adottato anche nel mondo del lavoro. Una connessione tra campo e ufficio che è stata approfondita nel corso di un evento organizzato ad hoc dal Cesena FC in collaborazione con G-Group. Questi confronti fanno emergere dei punti sui quali può riflettere sia il mondo dello sport sia il mondo del business. Oggi sono emersi dei punti importanti che mi porto a casa. Sono convinto che tutti coloro che hanno partecipato hanno ascoltato qualcosa di non così banale, no? Il gioco di squadra va continuamente seguito, innovato e credo che ci siano molti legami tra la filosofia che c'è nel mondo dello sport con quello dell'impresa, dove l'impegno e costanza e la dedizione siano poi alla base di ogni successo. L'esperienza del Cesena insegna. L'importanza del gruppo è sempre stata esaltata dai protagonisti di una stagione che ha segnato il primo passo della rinascita del Cavalluccio. Sì, sicuramente le società di calcio stanno diventando delle piccole grandi aziende. Noi quest'anno siamo ripartiti e abbiamo cercato di creare un gruppo forte. Penso che la nostra vera forza sia stato questo senso di appartenenza che è presente in tutte le persone coinvolte in questo progetto del Cesena. Passiamo adesso al basket. Lo sbarco dei Tigers Cesena nella finale playoff di Serie B avverrà in trasferta. La squadra di coach Di Lorenzo debutterà in casa di Orzinuovi per affrontare quella che è stata una vera e propria bestia nera dell'Amadori nella regular season. Allora, coach Di Lorenzo, prima di parlare di Orzinuovi, un passo indietro. Che Tigers ti hanno consegnato le 3 gare di semifinale contro Piombino? Ma sicuramente c'è un entusiasmo diverso, una sorta di, tra virgolette, tranquillità, no? Nel senso che non abbiamo l'ansia della vittoria per forza, voglio dire. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, sappiamo che ci giochiamo una finale, però abbiamo quell'ottimismo dentro di noi che ci siamo portati a queste 3 partite qui, quindi viviamo meno la pressione, a mio modo di vedere, di una finale.
Venendo invece ad Orzi Nuovi, curriculum di assoluto rispetto, zero sconfitte ancora in post season e sono l'unica squadra che in stagione regolare hanno battuto due volte i Tigers. Che serie ti aspetti? È per quello che ti dico che siamo tranquilli, perché è una squadra forte, quindi non c'è partita, vinceranno loro facile. No, c'è da dire che loro si sono nascosti dall'inizio dicendo che era un progetto lungo, che dovevano aspettare il palazzetto. In realtà la squadra è molto forte, ben allenata, ha dimostrato tutto l'anno di essere una squadra solida, concreta, quindi è una squadra che ci ha battuto veramente due volte, soltanto che a mio modo di vedere erano due momenti diversi della stagione. Noi non siamo quelli di novembre, nemmeno quelli di marzo. Sarà un weekend spettacolare sulla sabbia di Bellaria per l'International Foot Volley Rimini. 40 coppie in gara daranno vita ad un entusiasmante torneo, giunto alla sua seconda edizione. Lorenzo Lari, seconda edizione dell'International Foot Volley Tournament, in programma sabato e domenica 25-26 maggio a Rimini. Sì, precisamente a Bellaria, al Bicchi Bay, avremo quello che per noi è il torneo più importante della stagione estiva, con 40 coppie provenienti da tutto il mondo. Puoi già dirci magari quelle più lontane rispetto all'Italia? Sì, la cosa che ci rende fieri quest'anno è che abbiamo coppie veramente provenienti da tutte le nazioni. Abbiamo gente che viene dalla Russia, chi viene da Cipro, chi viene dalla Croazia, chi viene dall'Ucraina. E abbiamo tanta varietà e siamo contenti di questo. Il foot volley è di casa nella Riviera Romagnola, tra Ravenna e Rimini soprattutto. Sì, è nato a Marina di Ravenna e poi si è sviluppato a Rimini, Cesena, ma la cosa bella è che sta nascendo qualcosa di grande in tutta Italia e ce ne rendiamo conto perché nascono associazioni di foot volley ogni giorno ultimamente e quindi speriamo che presto possa esserci una vera e propria federazione. A Rimini è da tanto tempo comunque che state organizzando anche tornei locali appunto per dare vita al movimento. Sì, noi siamo Foot Volley Rimini e siamo al quarto anno di esistenza. E facciamo tornei, eventi e l'estate ma anche l'inverno. Abbiamo una scuola, abbiamo creato la Foot Volley Academy, quindi ci stiamo investendo tempo, energie e speriamo che prima o poi portino i loro frutti. Dennis Morini si è aggiudicato il titolo di campione d'Italia di Goriziana. Il bolognese ha concluso brillantemente il proprio percorso a Cervia, superando in semifinale Yuri Minnocheri e Marco Merloni poi nella finalissima. Al palazzetto dello sport di Cervia, nei Master di Goriziana, Dennis Morini, Bologna, conquista il suo primo tricolore della categoria Master. Un tricolore giunto dopo una splendida prestazione, una giornata finale in cui ha sicuramente entusiasmato, ma la sorpresa è grossa perché di fronte aveva due campionissime da affrontare. In semifinale il 38 volte campione italiano, detentore del titolo, Yuri Minocchi di Forlì, che ha perso 2-1 dopo un'accesa lotta soprattutto nel primo set, e poi in finale si trovava di fronte un altro molto sacro delle Master di Goriziana, Marco Merloni di Cesena, vincitore qui 2 anni fa, ma Morini non gli ha lasciato scampo, addirittura 3-7-0. Merloni ha lottato solo nel primo set, ma poi non c'è stata più storia perché Morini non ha sbagliato nulla ed ha veramente conquistato un tricolore a man passa. Un nome nuovo, perché Bologna era da tanto che non vedeva un suo atleta primeggiare in questi campionati di altissimo livello. Un nome nuovo che in stagione si è segnalato anche per essere molto bravo nelle boccette. Questo giorno di Cervia lo ricorderai forse per tanto tempo, perché hai fatto un'impresa. Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Ho incontrato veramente dei big della categoria e non solo, anche del biliardo. E è veramente il coronamento di un sogno e anche il coronamento di una stagione per me veramente fantastica, sia nella goriziana che nelle boccette. Passiamo adesso a sentire l'opinione di Luciano Pocci. E dopo le tante chiacchiere della settimana, chiacchiere che si sono accentrate ovviamente sul grande effetto domino che potrebbe avere
questa stagione, questo fine ed inizio di stagione 2019-2020 per quel che riguarda le panchine del calcio. Dicevo, dopo le tante chiacchiere, ora si arriva ai fatti. Perché? Perché sono arrivati finalmente gli attesissimi 90 minuti conclusivi. Attesissimi perché? Perché il campionato di calcio ha deciso di regalare 90 minuti davvero straordinari, dopo che ormai lo scudetto era stato assegnato più di un mese fa. Naturalmente si rischiava che il campionato perdesse di interesse, invece l'interesse c'è, e come? Perché? Perché ci sono a questo punto veramente due posti da giocarsi per la Champions del prossimo anno, e c'è un posto ancora da giocarsi, quando tutti solo 20 giorni fa pensavano che la terza a scendere in B sarebbe stata l'Empoli. Dicevo, c'è un posto da giocarsi per rimanere in Serie A. Dunque si arriva finalmente ai fatti, anche se che ha tenuto desta l'attenzione è stato proprio il valzer di panchine, con addirittura gli ingaggi, perché si parla, e anche la Juventus dovrà ricorrere ad un maxi ingaggio se vorrà un allenatore di primissima fascia. Si parla di allenatori che addirittura vengono pagati molto di più dei grandi giocatori. Si va verso questa nuova fase del calcio. È tutto allora per questa nostra edizione. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.